In questi 50 anni che rapporto si è stabilito tra l'Acigliuto e tutta la problematica sociale? Il rapporto più diretto c'è stato fino agli anni 85, perché ancora in qualche modo si poteva arrivare direttamente all'Acigliuto, in qualche modo trovare un modo di parcheggiare. Adesso siamo addirittura quello che io chiamo Roma una prigione a pagamento, perché non puoi più girare, non puoi più circolare, e quando devi andare in centro o prendi un autobus o prendi un taxi, perché non troverai nessun parcheggio, quindi l'arrivo è di una difficoltà. Quindi è un concetto di comunicazione, e se non c'è comunicazione ovviamente non c'è un rapporto diretto di cultura da seminare. Lo semini con quelli che veramente ti amano e ti hanno amato dall'inizio, che ti conoscono e che ancora tornano caparbiamente, in una maniera bellissima, in una maniera prorompente, a volte con lacrime agli occhi, Enzo, meno male mi hai dato, esco da qui che sono in un altro mondo, entro qui dentro che riposo l'anima, insomma cose di questo genere. Quindi il rapporto sociale esiste ancora ed è diretto e vivo. Quello che veramente pregiudica tutto questo è la possibilità e la difficoltà veramente terribile, terrificante, di come arrivarci.